Quest'anno col Giro d'Italia 2018 abbiamo un altro giro parallelo, quello delle bici elettriche, anzi delle bici a pedalata assistita. È molto importante questa definizione. Andiamo a vedere perché. Ecco, vediamo appunto qui una bicicletta a pedalata assistita, peraltro condotta da uno sportivo noto e atletico, che però ci risulta un po' affaticato, mister, giusto? Ma normale, perché si fa fatica, non è perché si dica che la pedalata è assistita, perché bisogna pedalare. Esatto, infatti... Bisogna fare forza, se non va. La bicicletta a pedalata assistita è prevista dal codice come velocipede, e come velocipede ha una caratteristica, che è munita di un motore elettrico con potenza non superiore a 0,25 kW, che funziona soltanto quando si pedala, e se la velocità aumenta diminuisce la sua potenza fino a staccarsi quando si raggiungono i 25 km/h. Non pedali, è più pesante della bicicletta normale. Oltretutto, quindi capite che la bicicletta pedalata assistita dà una agevolazione. Agevolazione soltanto nei momenti di difficoltà, ma bisogna pedalare, se non pedali non va. Quindi, cari amici, ricordiamo che laddove nella bicicletta assistita venissero meno queste caratteristiche, quindi dovessimo alterarlo per aumentare la potenza, si va nella categoria dei motoveicoli, e quindi occorre una omologazione in immatricolazione, occorre la targa, occorre la patente e un casco diverso. Il casco e pure l'assicurazione. Quindi capite che c'è una bella differenza. Allora, con la bicicletta normale o a pedalata assistita, giriamo insieme.